Ah, il vostro cliente? Sì, sì, sì. Da quando gli ho fatto un servizio, sapete con me, sì, una prestazione particolare, delle mie, sapete? Ho capito. Non voleva ciù a turno, mi dovete credere, non voleva ciù a turno. È diventata una cosa fissa. Prima, sapete com'è? Venivo una volta alla settimana. Io avrei dato un servizio, ce lo facevo proprio buono. Poi ho cominciato due volte alla settimana, poi tre volte alla settimana, poi quattro volte, poi cinque volte. Po' sei volte, ma sulla domenica di festa, mi dovete credere, solo la domenica di festa, e questo non è niente. Ma ho cominciato a venire due volte al giorno, tre volte al giorno, quattro volte al giorno, cinque volte al giorno. Non ce la facevi più. Ma questo non è niente, non è niente. Ho cominciato a venire con gli amici dei suoi. Prima con un amico, poi con due amici, poi con tre amici, poi con quattro amici. Ma pagavano? Pagavano, sì, perché questo è il mio lavoro, voi lo sapete. Però... sapete con me, certa gente fateva che non vi dico. Io dicevo, ma chi si sta, ma perché si vanno a fare la doccia? Mi veniva a domenica. Io non lo so, guarda, non lo so. Comunque ho deciso, voglio cambiare zona di lavoro. Perché voi dove lavoravate fino adesso? Dove no, io lavoro in centro, a Napoli, voi sapete a Ferrovie, no? Ecco. Lo posti scendo proprio là, nei paraggi. Okay. Sì, sì, sì. Comodo. Molto comodo da arrivare, perché sapete con me, vado per esempio, si scassava la macchina. Io pigliavo pullman, poi arrivava là. Pullman, sì. Tipo, ho conosceva pure l'autista, ma avevo già vestuto. Ah, sì, sì, perché certo poteva anche essere imbarazzante, sapete con me. Certo. La minigon. No, senza minigon. Comunque ho deciso, cambio zona di lavoro. Okay. Ecco fatto, sì. E dove andare a lavorare? A Domiziana, No, è troppo lontana da Domiziana, che già fa? Quando mai? So che questo è un salone di barbiere. Sì. Voi siete gente simpatica. Mi piace assai. Grazie. Sì. E dalla vostra espressione ho capito che io sono assunta. Sì. Guarda, donna su, io dalla vostra espressione. Io sono assunta. Ma mi chiama Anna, anzi piacere Anna, molto lieto. Sì. Lui è Leonardo. Leonardo, piacere, bravo. Che dove volete essere assunto? Qua? Sì, qua, aprite. Io ho visto già che tenete un bello divano. Sì, questo qua. I masset qua. Qui facete i bar dei clienti. Che penso che tenete i clienti pure qui. No, mettete tenete pure qui. E voi ho operato sul divano. I masset, in un bronco proprio fastidio. Io mi metto là e faccio un servizio pulito e silenzioso. Ho capito, io mentre faccio i barbi, i capelli, voi ho... Voi poi giustamente lo pigliate il percentuale, perché c'è un numerato a zona, c'è un numerato posto. Sì. Cioè pure se mi vengo io dico moglie fa babbo, oggi voglio andare sul divano, voi fate un servizio. No, ma sempre sul divano, io prendo le percentuali. Certo, voi mi devi dire percentuali, non mi devi dire niente, a me mi faccio più piacere, scusate. Ma aspetta, ma qua è a mangalere, ma che è a mangalere? Quella è una cosa lecita, tu è facile del fatto. Io mi devi percentuale, coppa a voi. Non mi piace questa cosa. Facciamo un salone moderno, non lo so. Normale. Un salone a luce rossa, no? A luce rossa. A luce rossa. Chi mi amica? Ma che poco? Ma l'ho asciuto! Vicino a me a luce rossa qua dentro, io che sono una professionista! Ah, vedi, metti un po' lo spizzo coppo di mani! Ma lo spizzo coppo di mani, c'ho qua passato! Ma che poco? Ma quello che fa? Sì, faccio la manicurista e sono la più grande professionista di tutta la ferrovia! Che te posso, non avevo capito! Subito ero pronto a capire la suonata, io! Guardate! Anna, signora Anna, voi sì, signor. Avete fatto capire una cosa per giustamente. Perché pure voi avete capito una cosa per l'altra? Sì, voi pigliate il percentuale con la mia. Mi piace! Non è che volevo troppo di mano vostra, qui pigliavo pure il percentuale. Signore, non ci piaceva, era proprio che questo fatto ci dava fatica. Quindi voi fate la manicurista? Sì, signore, avete deciso. Avete deciso pure voi, vi vedete proprio dall'espressione, anche io lavoro qua. Io dovrei decidere. Voi io. Contate? Sì. Sì. Perché... il problema è questo, voi siete caduti come il calcio si maccherone, signore, ma ci mangiava la manicurista. Allora ci ho trovato posto! Mamma mia, che piacere, che piacere! Quando volete cominciare? E anche subito! Volete cominciare sì, subito? Sì. E andiamo a Brea! E andiamo a cominciare!